Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Questa mattina sono scattati gli arresti domiciliari per un 49enne residente in provincia di Chieti, a cui la polizia postale Abruzzo ha trovato un migliaio di foto pedopornografiche. Il servizio di Alfredo Primante. C'erano anche delle foto innocenti dei suoi allievi di musica, oltre ad una scaricata dal web della povera Yara Gambirasio tra le oltre 129.000 immagini e 5.600 video accuratamente occultati nei dispositivi e negli hard disk sequestrati ad un 49enne della provincia di Chieti, insegnante in una scuola di musica del Pescarese. Tra le immagini oggetto di un lungo lavoro di decriptaggio da parte del reparto cybercrime della polizia postale abruzzese, molte delle quali pornografiche, sono state trovate 1.075 immagini pedopornografiche, cioè ritraenti rapporti sessuali con minori. Per questo stamattina è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari, decisa dal GIP del Tribunale di L'Aquila, Guendalina Buccella, su richiesta del sostituto procuratore Roberta Davoglio. Una misura resa urgente dalla professione dell'indagato a stretto contatto con minori di 14 anni. L'attività di indagine in queste circostanze deve essere molto veloce, deve correre più veloce dell'attività criminale posta in essere da altrove, come normalmente facciamo con i nuovi cybercrime, ma ha consentito in questa circostanza di interrompere un iter criminoso che probabilmente poteva andare oltre. Ad oggi non sono riscontrati contatti fisici con bambini, abbiamo solo rinvenuto un'ingente quantità di materiale pedopornografico, quindi una forte inclinazione e pulsione sessuale pedopornografica nei confronti da parte di questa persona. L'indagine della Polizia Postale Abruzzo, coordinata anche dal Centro Nazionale di Prevenzione della Pedopornografia della Polizia Postale, è partita da un'inchiesta a largo raggio di respiro internazionale avviata da Milano riguardante uno scambio di immagini e video ritraenti minori in atti sessuali. A dicembre 2017 la Polizia Postale ha bussato alla porta dell'insegnante di musica e sequestrato il materiale elettronico. Da qui il lungo lavoro che ha portato a scoprire le immagini e le chat Skype che l'uomo intratteneva con altre persone. Perciò le indagini non sono finite. Assolutamente deve continuare l'indagine perché sono state estrapolate anche tantissime conversazioni che lui aveva con altre persone e quindi stiamo cercando di identificare queste altre persone. Dal tenore di queste conversazioni, il tenore di queste conversazioni era assolutamente pedopornografico. Ed ora l'inchiesta sull'hotel Rigopiano. È durato 2 ore l'interrogatorio questa mattina a Palazzo di Giustizia a Pescara del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso, che al termine dell'audizione si è dichiarato soddisfatto per aver risposto puntualmente alle domande dei magistrati. Paolo Renzetti. È stato interrogato per circa 2 ore il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, indagato nell'ultima tranche dell'inchiesta della Procura di Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che provocò 29 morti. Questo filone riguarda la mancata realizzazione della carta di localizzazione dei pericoli di valanga. D'Alfonso, questa mattina, accompagnato dal suo legale, l'avvocato Giuliano Milia, è stato ascoltato dal procuratore capo di Pescara, Massimiliano Serpi, e dal sostituto Andrea Papalia, titolari dell'inchiesta, presenti anche i carabinieri forestali con il tenente colonnello Anna Maria Angelozzi. In totale l'inchiesta conta 39 indagati, tra loro ci sono anche l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco e il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. I reati ipotizzati vanno a vario titolo, dal crollo di costruzioni o altri disastri colposi all'omicidio e lesioni colpose, all'abuso d'ufficio e al falso ideologico, alla rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Al termine dell'interrogatorio il presidente della Regione Luciano D'Alfonso, attraverso un comunicato stampa, dichiarato: questa mattina sono stato audito per circa 2 ore dai pubblici ministeri titolari dell'inchiesta sull'hotel Rigopiano. Sono molto soddisfatto dell'incontro. Ho risposto in maniera articolata alle domande puntuali dei magistrati, fornendo tutti i chiarimenti che di volta in volta mi venivano richiesti.
Con le richieste del pubblico ministero Anna Rita Mantini si avvia a conclusione il processo di primo grado che vede tra i principali imputati l'ex assessore regionale alla cultura Luigi De Fanis. Davanti al Tribunale Collegiale di Pescara il PM nella sua requisitoria sta esponendo le ragioni a supporto della tesi accusatoria alla base dell'inchiesta Il Vate scattata nel 2013 su presunte tangenti nel settore cultura. Indagine avviata a seguito della denuncia dell'imprenditore dello spettacolo Andrea Mascitti. Tra gli imputati anche Ermanno Falone, rappresentante legale dell'Associazione Abruzzo Antico, Rosa Gianmarco, responsabile dell'Agenzia per la Promozione Culturale della Regione Abruzzo, e l'imprenditore Antonio Di Domenica, originario di Atessa, accusati a vario titolo di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, truffa, peculato, abuso e falso. Invece l'ex segretaria di De Fanis, Lucia Zingariello, ha patteggiato 1 anno e 11 mesi di reclusione, pena sospesa. Nella scorsa udienza, celebrata il 1° giugno, De Fanis ha ascoltato dai giudici aveva dichiarato di non aver mai preso mazzette, ma di aver chiesto soltanto contributi elettorali con l'intenzione di regolarizzarli successivamente. Il processo mira a far luce sulle modalità di erogazione dei contributi in base alla legge regionale numero 43 del 73 che disciplina l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni ed altre manifestazioni culturali. Oggi potrebbe esserci spazio anche per le arringhe difensive, mentre la sentenza dovrebbe essere fissata per il 19 di luglio. Ed ora cambiamo pagina, applausi e commozione questa mattina nella sala Ipogea di Teramo per la proclamazione del neosindaco della città, Gianguido D'Alberto, e dell'intero consiglio comunale eletto. La maggioranza sarà composta da 20 consiglieri, mentre alla minoranza di centrodestra andranno 12 consiglieri, questi ultimi quasi tutti assenti alla cerimonia di insediamento di oggi. Tania Bonici Castelli. È arrivato a piedi semplicemente ed è stato accolto da una folla festante che lo attendeva nella sala Ipogea di Piazza Garibaldi. È stato proclamato così, tra applausi e lacrime, il nuovo sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto e l'intero consiglio comunale eletto. 32 scranni, 20 occupati dalla nuova maggioranza e 12 dalla minoranza di centrodestra, quest'ultima in gran parte assente oggi in aula. Il primo impegno del sindaco D'Alberto è stata la firma in prefettura al protocollo d'intesa per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Che emozione questa giornata, e poi il primo atto ufficiale sarà proprio firmare un protocollo sulla rete antiviolenza a favore delle donne. Sì, questo è un privilegio nel privilegio, cioè di poter firmare appunto il primo atto contro la violenza di genere, contro il femminicidio, proprio sulla centralità anche che noi vogliamo dare alle pari opportunità. Abbiamo inserito nel programma anche la costituzione finalmente della Commissione Pari Opportunità Comunale, che può diventare un punto di riferimento legato anche a tutte queste attività contro la violenza di genere. Quali saranno i primi atti che metterà in atto appunto? Adesso abbiamo l'emergenza della Coppa Interamnia che dobbiamo affrontare, la stiamo affrontando, ma queste sono le, diciamo così, le emergenze dettate dai tempi. Sicuramente grande attenzione al bilancio, ho già chiarito che la priorità legata anche al recupero delle risorse sarà quella di recuperare le ore da destinare al sociale per l'assistenza ai minori appunto disabili, quindi riportare le ore al livello di assistenza precedente. Per quanto ci riguarda è un punto centrale, adesso lavoreremo fin da lunedì quando ci sarà la consegna, diciamo così, definitiva con il commissario per recuperare queste risorse, che è una priorità sociale e umana legata anche però a una variazione di bilancio. La Giunta? La Giunta, noi inizieremo a lavorare quindi da adesso ufficialmente. Io credo che ci sarà un tempo necessario per valutare alcune cose, io sto già riflettendo da tempo. Abbiamo, ecco, per la costituzione per l'insediamento del Consiglio 20 giorni complessivamente, stiamo lavorando comunque per chiudere il prima possibile, perché c'è bisogno anche della costituzione dell'organo collegiale per l'approvazione di alcuni atti. Però piuttosto che farmi prendere, ecco, così dalla fretta, io voglio riflettere con grande attenzione, anche perché c'è da ragionare sul legame tra la Giunta e la macchina amministrativa, e non è una cosa, diciamo così, secondaria. Al termine dell'incontro in prefettura, Gianguido D'Alberto si è insediato definitivamente nella sede del comune di Teramo in via Carducci come primo cittadino.
Azione Politica annuncia di voler presentare ricorso contro la delibera sulla incompatibilità di D'Alfonso, presidente della Regione e senatore. Il Movimento Civico di Gianluca Zelli si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, tornando sul post-voto a Teramo. Non siamo il capro espiatorio del centrodestra teramano, ha detto. Nei prossimi giorni sarà depositato il ricorso al TAR preparato da Azione Politica relativo alla delibera di giunta regionale sulla incompatibilità del presidente D'Alfonso, contemporaneamente anche senatore. Un'azione forte, quella che secondo il Movimento Civico è mancata nelle mosse dei consiglieri di centrodestra e del Movimento 5 Stelle. Da qui parte la critica ai vertici dei partiti di centrodestra, ai quali Azione Politica chiede la immediata convocazione di un tavolo politico per azzerare ogni discorso sulle candidature e ogni litigio e discutere di programmi e contenuti per unire tutte le anime del centrodestra. Iniziamo una campagna elettorale sui regionali che è prossima, ripartendo anche lì dalla grande incompatibilità di D'Alfonso, facendo un'azione giudiziaria noi da oggi, perché vediamo che comunque la parte dell'opposizione regionale sia del centrodestra ma soprattutto anche dei 5 Stelle che strillano poi, però quando si tratta di fare i fatti continuano a essere latitanti, quindi inizieremo noi con un gesto insomma direttamente fatto da noi anche sull'incompatibilità di D'Alfonso. E a proposito di candidature unitarie del centrodestra, brucia ancora la sconfitta elettorale subita da Morra a Teramo. Azione Politica non ci sta ad essere il capro espiatorio della sconfitta elettorale. Il Movimento Civico guidato da Gianluca Zelli aveva appoggiato la candidatura di Mauro Di Dalmazio e nel ballottaggio non ha raggiunto l'accordo con la restante parte del centrodestra, lasciando mano libera agli elettori. La mossa da molti, in primis dagli esponenti del centrodestra teramano, è stata letta come la volontà di giocare al tanto peggio tanto meglio, ed oggi Zelli spiega le ragioni del mancato accordo di apparentamento, ragioni che arrivano da lontano, dall'inizio della campagna elettorale, quando a non piacere era stato il metodo di scelta del candidato. Una imposizione inaccettabile, ha detto Zelli, che contesta anche il mancato rinnovamento nelle liste. Teramo brucia tutti, è una città che è stata amministrata bene nella prima parte degli ultimi 14 anni di governo di centrodestra. Serviva un cambiamento, noi abbiamo provato a darlo con un messaggio forte che è stato quello chiaramente di mettere candidati che non avevano mai fatto parte delle giunte precedenti, non siamo stati ascoltati e quindi oggi comunque la discussione continua da quel punto di vista, dobbiamo bloccarla. Teramo è finita, adesso parte la regione, dobbiamo tornare insieme a discutere di programmi e a discutere di quello che è l'Abruzzo che noi vogliamo. Il sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca in visita all'Aquila per incontrare il sindaco e visitare alcuni cantieri in via di completamento. Procedure che siano più snelle per completare la ricostruzione e lavorare sulla mancanza del personale negli uffici. Questi gli impegni presi da Vacca. Daniela Rosone. Sburocratizzare le procedure, è questa la richiesta. Il sottosegretario Vacca dei 5 Stelle abruzzese, sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sembra avere le idee chiare sul lavoro che c'è da fare all'Aquila. Accolto davanti alla Basilica di San Bernardino dal sindaco Biondi e dal prefetto Rinardi, la sua mattinata è proseguita con incontri istituzionali con la sovrintendenza, con il segretario regionale ai beni culturali e con la direttrice del polo museale. Allora, noi siamo qui innanzitutto per testimoniare la vicinanza ovviamente del Ministero e del Governo all'Aquila, ai comuni colpiti dal terremoto del 2009, così come due giorni fa il Ministro si è recato nei comuni colpiti dagli ultimi terremoti, quello del 2016-2017, proprio per testimoniare questa vicinanza e anche per fare verificare lo stato dei lavori e per vedere cosa c'è da fare per velocizzare e per chiudere la fase della ricostruzione. È arrivato il momento di iniziare a programmare la chiusura della ricostruzione per avviare una nuova pagina per questi territori, quindi sono qui per questo. E bisogna ovviamente portare avanti i lavori che sono stati fatti. C'è in queste ore in discussione il decreto terremoto, ad esempio, e si chiuderà proprio questa mattina la discussione al Senato. È un decreto che è nato non dal nostro governo, ma che viene dal governo precedente, ma che noi con grande senso di responsabilità abbiamo voluto modificare per dare già delle risposte ai territori. Penso alla partita per esempio delle chiese, ci saranno delle novità questa mattina sulle chiese, la ricostruzione delle chiese, tutta la partita ovviamente anche delle modifiche della ricostruzione privata bloccata alcune volte per delle modifiche che sono state fatte nell'interno degli immobili, anche lì daremo delle risposte proprio questa mattina, quindi
C'è tanto da fare, noi siamo qui per lavorare e per programmare la chiusura della ricostruzione. Ma non solo, il sottosegretario ha visitato anche dei cantieri completati, alcuni in corso di completamento. La Basilica di San Bernardino, riaperta il 2 maggio del 2015, Palazzo Ardinghelli, che presto diverrà sede del Maxi e che si sta completando ancora, la Chiesa Teatro di San Filippo in via di completamento e la Chiesa delle Anime Sante in piazza, anche questa quasi finita. Rimane il problema grande del personale, si potrebbero accelerare molto le procedure con più personale. Gianluca Vacca dice di sapere e dice che anche su questo si sta lavorando. Stiamo programmando insieme ovviamente al Ministro, già ne abbiamo discusso e stiamo mettendo su un tavolo di lavoro per verificare le esigenze e per programmare un piano di assunzioni per rispondere appunto a questa carenza di personale che si aggraverà oltretutto nei prossimi tempi con i pensionamenti che sono previsti. Nominati gli assessori al comune di Loreto Aprutino, tra riconferme e volti nuovi, subito al lavoro il Consiglio Comunale per mettere in atto già i fondi stanziati per la caserma dei Carabinieri e Palazzo Municipale. Vestina News. La costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, il lavoro per arginare il dissesto idrogeologico e la riapertura in tempi brevi del Palazzo Municipale in pieno centro storico sono questi i punti cardine della campagna elettorale ribaditi ieri sera dal sindaco Gabriele Starinieri durante l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Loreto Aprutino. Durante la serata ripartite anche le cariche per la nuova giunta comunale. Quattro gli assessori: Gianni Di Fermo, delega lavori pubblici e terremoto, Maria Mascioli, urbanistica e protezione civile, Rocco D'Amico, igiene pubblica e verde urbano, e una new entry, quella di Antonella Di Martile, a cui è stata affidata la delega della promozione del territorio e al commercio. Compiti importanti anche per i consiglieri: a Mario Nicolò la manutenzione dell'urbanistica comunale, Lorenzo Chiappini l'agricoltura e la ruralità, invece al più giovane di tutti, Federico Acconciamessa, appena ventenne, le politiche giovanili, sport e cultura, a Daniela Valentini il compito di presidente del consiglio comunale. Completano l'assise comunale i consiglieri di opposizione Antonello Delle Monache, Moreno Sablone, Chiara Rasetta e Remo Giovanetti. Ho dato delega a tutti, c'è un rinnovato entusiasmo, diciamo, è finito il primo tempo, si inizia il secondo tempo, ma già con programmi da attuare e finanziamenti, quindi ecco, non dico si parte facile, però la responsabilità è sempre la stessa e sono sicuro che nei prossimi 5 anni Loreto avrà realizzate tante opere pubbliche, ma sarà un paese che avrà un futuro dove la gente potrà scegliere di poterci vivere. I consiglieri di minoranza sono sicuro che parteciperanno, e me lo auguro, alle attività del consiglio, dando lo giusto lo stimolo e magari anche qualche suggerimento. Io credo che bisogna tornare a far politica nella comunità, non solo di Loreto, ma parlo in generale, perché i cittadini devono confrontarsi e poter fare le proprie scelte. Non dico screzzi, ecco, a me la mistificazione un po' dà fastidio. Io politica può essere un difetto, non fare delle bugie, ma io credo che pochi politici fanno bugie. Chi lo fa le gambe corte. Io sto durando, durerò, ma soprattutto ho senso di responsabilità, quindi non mi piace illudere le altre persone. Ma in politica bisogna essere realistici, e quindi le linee programmatiche che ho illustrato sono veritiere e mi batterò per realizzarle. Gli amministratori, se hanno fatto un buon lavoro, alla fine ottengono i risultati, quindi credo che il colore politico in questo caso conta molto, molto meno di quello che si pensa. Inaugurato il poliambulatorio distrettuale a Bazzano dopo il trasferimento da Paganica, un cambio di passo molto importante che servirà una buona fetta di popolazione in locali sicuri e adeguati alle esigenze dell'utenza. Vediamo. Il poliambulatorio distrettuale a Bazzano oggi è finalmente in realtà. La struttura è stata trasferita da Pagani, che è pienamente operativa, si sviluppa su 500 metri quadri all'interno di locali nuovi antisismici che nel doposisma avevano ospitato il Tribunale dell'Aquila. Nella struttura, che si trova nel nucleo industriale di Bazzano, ci sono ben 20 stanze climatizzate, ambulatori di tutti i tipi, odontoiatria, oculistica, urologia ed endocrinologia, allergologia, dermatologia, urologia, cardiologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, collocati nel piano terra, dove ci sono anche un'ampia sala d'attesa e la sala prelievi. Nel primo piano hanno trovato spazio dirigenza infermieristica medica, i servizi di CUP e ticket. Il trasferimento delle attività a Bazzano per il manager dell'ASL Tordera rappresenta un salto di qualità in termini di disponibilità di spazi che prima erano ridotti per ovvi motivi e anche per la sicurezza strutturale degli edifici. Il poliambulatorio, così come è concepito, coprirà le esigenze di una buona porzione di popolazione. Qui si potranno svolgere al meglio le attività specialistiche
tipiche di Sportello, in locali certamente più idonei anche dal punto di vista igienico. Ci abbiamo messo quasi un anno, però devo dire che siamo molto soddisfatti perché il posizionamento in questo sito, l'ex tribunale provvisorio della città dell'Aquila dopo il terremoto, del distretto sanitario, è un arricchimento della proposta ed è una facilitazione per i nostri utenti. Io mi auguro che si trovino bene, che vengano sempre più numerosi e che sia un elemento di raccolta per tutta la città e non soltanto per la parte est della città. È la stessa offerta sanitaria che avevamo in maniera però meno ortodossa e meno accogliente nella località di Paganica. Qui adesso abbiamo degli ambulatori seri, abbiamo dei locali adeguati, abbiamo anche dei parcheggi utili a fare in modo che le cose si svolgano nel miglior modo possibile per gli utenti. Ci sono 20 tra medici, infermieri e personale amministrativo che lavorano nel poliambulatorio distrettuale. Funziona appieno, ha spiegato il dottor Luigi Giacco, responsabile dei distretti dell'Aquila e dintorni. Prossimo obiettivo, riportare dopo la riqualificazione dell'area di Collemaggio il distretto sanitario dell'Aquila Centro in centro. Nel prossimo servizio parliamo della festa di San Cetteo, patrono di Pescara, illustrate le novità che riguarderanno il recupero di un antico rito legato al santo. La festa si terrà il 29 e 30 giugno prossimi e il 1 di luglio. Vediamo. Siamo con l'abate della cattedrale di San Cetteo, Don Francesco Santuccione. Oggi presentazione in grande stile della festa del patrono di Pescara. Don Francesco, avete riportato su la festa più importante della città. Sì, perché San Cetteo, essendo protettore della città di Pescara e tutta l'intera archidiocesi, allora abbiamo con l'arcivescovo sentito l'esigenza di potenziare questa festa di San Cetteo. Questo secondo me è il primo passo, prima festa anche sul fiume, migliorare giorno per giorno questa festa perché diventa punto identitario di tutti quanti. Poi anche sul fiume perché ci aiuta a rispettare la natura. Stavo pensando, non l'ho detto prima, ma San Cetteo fu buttato nel fiume. Quindi è un'occasione per, diciamo, valorizzare l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che ci parla di un'ecologia a 360 gradi, all'uomo, la natura, le persone e tutto, e pensare al futuro, alle nuove generazioni. Assessore Cuzzi, Pescara rinasce nel periodo estivo, tante manifestazioni, oggi la presentazione della festa di San Cetteo, la festa del patrono di Pescara, ma ci sono tante altre iniziative che state portando avanti per quest'estate. Sì, quest'anno abbiamo voluto inserire nel calendario delle manifestazioni estive oltre 200 appuntamenti, anche la valorizzazione delle principali festività religiose. Siamo partiti dalla festa dei Colli con il grande concerto dei Gemelli Diversi e Alessio Bernabei. Oggi abbiamo presentato la festa del patrono San Cetteo con il concerto importante in piazza Alessandrini a partire dalle 22 di James Enese e Napoli Centrale, e nei giorni scorsi abbiamo presentato la festa di Sant'Andrea con il concerto di Massimo Ranieri, che sarà l'appuntamento principale, e i fuochi sulla diga foranea. Un'estate importante sotto tutti i punti di vista, e ci auguriamo che, come gli anni precedenti, le manifestazioni e questi grandi appuntamenti possano continuare a valorizzare la funzione turistica e ad incrementare l'economia del turismo cittadino. Una giovinetta concerto di Lauro è l'opera donata dalla famiglia Di Crecchio al Rotary Club di Chieti, che l'ha salvaguardata e valorizzata per poi regalarla al Museo Barbella, il servizio di Terence Pellegrini. Siamo con il presidente del Rotary di Chieti, Angelo Di Monte. Grazie al Rotary la città si arricchisce di un'opera davvero di pregio. Certamente sì, grazie al Rotary, al lavoro dei suoi soci. Noi siamo riusciti a recuperare, valorizzare e tutelare un'opera che probabilmente era conservata presso il nostro cimitero monumentale e che nel tempo poteva finire molto male. È un lavoro che è collettivo, è quello che mi piace sottolineare, perché non è solo il Rotary che ha lavorato su questo, soprattutto il Rotary, ma anche per esempio la generosità della famiglia che ci ha donato, che è la famiglia Di Crecchio, che è la proprietaria della statua. Quindi ecco, i valori che noi perseguiamo sul territorio sono i valori della tutela e della valorizzazione delle nostre radici,
è questo che mi piace sottolineare, e i valori rotariani che sono quelli dell'amicizia, del lavorare col volontariato, non perseguendo interessi personali. Ed ora apriamo la pagina dello sport. L'attaccante Gennaro Tutino è vicino al Pescara. Il giocatore di proprietà del Napoli è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B del Cosenza. Intanto nelle prossime ore missione al nord per il presidente Sebastiani, che incontrerà Genoa e Inter per chiudere alcune operazioni. Vediamo. Il Pescara è alla stretta finale per Gennaro Tutino, esterno d'attacco ideale per il 4-3-3 di Pillon, ma all'occorrenza anche seconda punta, giocatore veloce dal dribbling secco. Tutino è stato tra i protagonisti della cavalcata playoff che ha portato il Cosenza in Serie B. Il giocatore è di proprietà del Napoli, con cui ha un contratto fino al 2020, ed è proprio il presidente De Laurentiis a decidere la destinazione del talentuoso attaccante partenopeo. In tal senso il Pescara sembra essere in vantaggio, anche a dispetto del Cosenza, che vorrebbe fortemente confermarlo. Lo stesso DS biancazzurro Luca Leone, al sito Pescara Sport 24, ha dichiarato che il Delfino è abbastanza avanti nella trattativa e che le priorità sono il centravanti e un difensore centrale. Circa questo secondo profilo, già nei giorni scorsi si è detto che in pole position c'è Gennaro Scognamiglio. L'arrivo del giocatore potrebbe essere agevolato dai guai che sono in capo alla società che ne detiene il cartellino, il Cesena, su cui pendono il mancato accordo per la rateizzazione del debito con l'Agenzia delle Entrate, che pone il club di fronte al rischio fallimento e di mancata iscrizione in B, ed il deferimento per il caso plusvalenze fittizie. In caso di avvio della procedura concorsuale, Scognamiglio si svincolerebbe d'ufficio e l'operazione sarebbe conclusa a parametro zero. In questa ipotesi il Pescara potrebbe fare un pensierino anche al 25enne centrocampista centrale Andrea Schiavone. Circa il profilo dell'attaccante, i nomi sul taccuino restano sempre quelli dei vari Federico Melchiorri, Lamin Yalov, Bruno Petkovic, ma su questi fronti il Pescara è disposto ad aspettare e non affrettare i tempi. Delfino, che con il presidente Sebastiani nelle prossime ore sarà in missione al nord incontrando Inter e Genoa, ai nerazzurri si chiederà il prestito del giovane regista pescarese Marco Pompetti, protagonista dell'ultimo scudetto primavera interista, e il rinnovo di quello della mezzala Andrea Palazzi. Coi rossoblù si tenterà la chiusura dei prestiti di Asensio e Improta. Nulla da fare per il terzino Vaglietti, che il Genoa ha prelevato dall'Inter per poi girarlo in prestito all'Avellino, operazione in dirittura d'arrivo. Intanto il Lecce fa spesa a Pescara e, dopo essersi assicurato il centravanti Stefano Pettinari, una cessione non onerosa ma con una opzione sul prezzo di futura rivendita del calciatore, sta per mettere sotto contratto Antonio Mazzotta a parametro zero, ed è molto vicino anche alla firma di Filippo Falco, che nei sei mesi in biancazzurro non ha potuto esprimere il suo talento a causa di diversi contrattempi di natura fisica ed ha fatto così ritorno al Bologna per fine prestito. Per Falco, tarantino di nascita, si tratterebbe di un ennesimo ritorno ai giallorossi salentini. Ed ora la Serie D, stangata del Tribunale Federale Nazionale, che ieri ha penalizzato di 3 punti l'Avezzano e di 2 punti l'Aquila, sanzioni che saranno scontate nel prossimo campionato. L'Aquila è stata penalizzata per il mancato pagamento dei calciatori Alfonso Pepe e Maurizio Peluso per un totale di oltre 20.000 euro, inibito per 7 mesi l'amministratore unico David Miani. Per l'Avezzano la penalizzazione è dovuta al mancato pagamento dell'ex tecnico Pino Tortora per 3.000 euro e l'individuazione nel corso dell'istruttoria di un altro accordo privato tra il presidente Paris e lo stesso Tortora, e la violazione della clausola compromissoria per via di una denuncia querela presentata dal presidente Paris presso la procura di Crotone verso il tecnico Tortora. Combinate anche l'inibizione per 1 anno e ammenda di 2.500 euro a Gianni Paris e 3.000 euro all'Avezzano Calcio. La società marsicana farà ricorso presso la Corte federale d'appello. Lasciamo il calcio, cambiamo disciplina. Sabato prossimo a Pineto, nel tratto di spiaggia tra gli stabilimenti Miramare e Saint-Tropez, si svolgerà l'11ª edizione del trofeo di nuoto Città di Pineto, organizzata dall'associazione Spatangus a sostegno della Acar Onlus. Vediamo. Torna a Pineto per l'11ª edizione il trofeo di nuoto Città di Pineto con l'associazione Spatangus. Quali sono le novità di questa edizione che si terrà sabato prossimo 30 giugno? Beh, le novità sono intanto il numero di atleti, 116 atleti per la prima volta, suddivisi nelle 3 distanze, la mezza, la classica e la doppia, quindi a colpi di bracciate andremo ad aiutare Acar. Ecco, assicurerete sempre un certo standard di sicurezza.
Ovviamente questo resta il nostro primo obiettivo, non è l'unico ma sicuramente tra i più importanti, perché dobbiamo garantire a tutti che comunque che vogliono sfidare il mare o sfidare se stessi, mettersi nelle condizioni di essere tranquilli e sicuri nel caso del bisogno, e noi dobbiamo essere lì a fianco a ogni nuotatore che ha voglia e cercare di successo per se stesso e voglia di sfidarsi. Anche quest'anno avremo un testimonial d'eccezione, un ultrabiker che si presta per appunto dare il senso della determinazione e della voglia di gare di endurance cosiddette, quindi di lungo sforzo. E poi avremo la presenza di tre atleti che gareggeranno su tre percorrenze diverse. Avremo Sabrina Peron, che è la prima donna italiana che girerà intorno all'isola di Manhattan a nuoto e lo farà in settembre del 2018. Poi avremo Thomas Cogliati che farà il giro dell'isola del Giglio per combattere la leucemia infantile, e ultima ma non ultima Sara Menardo, che è atleta Special Olympics, che l'anno prossimo nel 2019 parteciperà ai giochi mondiali estivi. Appuntamento alle ore? Alle ore del sabato mattina, alle ore 6 per tutti, e alle 7 ci sarà la partenza. È tutto per questa prima edizione del TG6, il nostro notiziario tornerà alle ore 19 e alle ore 23, e poi vi ricordo l'appuntamento di questa sera in diretta dai nostri studi con Velò, alle ore 21 la trasmissione di ciclismo condotta da Jacopo Forcella con la partecipazione dell'ideatore Luciano Rabottini. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.